Giornata nazionale dei ragazzi Down, celebrata anche ad Alcamo in Piazza Ciullo con un gazebo. Abbiamo con noi Ignazio Messana che fa parte dell'associazione. Ebbene, il motivo di questa giornata? Allora, la giornata nazionale della sindrome di Down serve per sensibilizzare, diciamo, l'opinione pubblica sul problema della sindrome di Down, perché diciamo, noi come associazione dei genitori siamo in prima linea per dare una sicurezza ai nostri figli, e oggi serve per sensibilizzare i cittadini di Alcamo sulla questione, sulla problematica che riguardano la sindrome di Down. L'associazione vostra quanti ragazzi assiste e quali sono i problemi che dovete superare ogni giorno? I ragazzi sono una quindicina di varie età, diciamo, dai più piccoli ai più grandi. Diciamo, facciamo le attività con il 5 per 1000, che è molto utile per le nostre attività. Tra l'altro non è un costo in più per le persone che fanno la dichiarazione del reddito. Anche grazie al contributo delle istituzioni, anche il comune di Alcamo ci è vicino per quanto riguarda, infatti abbiamo un locale a disposizione messo al comune di Alcamo, oggi c'è il patrocinio del comune di Alcamo. Che cosa chiedete di altro al comune? Chiediamo maggiore vicinanza, maggiore risorse per le attività, perché non bastano mai, diciamo, le attività, anche perché con le crisi che ci sono state in questi anni il 5 per 1000 è stato notevolmente ridotto e quindi abbiamo avuto questo calo e le attività sono, poi c'è stata la pandemia, quindi che non ci ha aiutato. Che tipo di attività fate in genere durante l'anno? Autonomia, integrazione, laboratori, una serie di attività per fare stare bene i nostri figli.